È più che dimezzato il numero di abbandoni di rifiuti sul territorio provinciale, in particolare di scarti tessili. Dalle 1.100 tonnellate del 2015 siamo passati alle attuali 472, pari a oltre 16.000 sacchi. Il dato è stato diffuso oggi in occasione del rinnovo della convenzione tra Alea Servizi Ambientali e la Polizia Provinciale per i controlli congiunti nelle aziende tessili. Province e Alea, infatti, sono convinte che il merito della progressiva riduzione delle discariche sia da imputare anche ad attività preventive come questa. L'abbandono dei rifiuti e il successivo smaltimento è chiaro che poi ricade sulla collettività. Quindi credo che poi gli ottimi risultati ottenuti in questi anni ci spingano ulteriormente ad andare avanti in questo tipo di attività. Dopo tutto è una priorità un po' delle amministrazioni, quella dei controlli preventivi. Nell'ultimo quadriennio, 3 volte al mese, personale di Alea e della Polizia Provinciale ha bussato alle porte delle ditte per verificare la corretta tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti e per informare il personale presente sulla corretta gestione dello scarto tessile e della differenziata. Su un totale di 349 controlli sono emerse 32 assenze di registro, punite con sanzioni da 2.066 € ciascuna, 117 tenute irregolari che comportano multe da 516 € a 2.066 € e 20 denunce penali. Entrando nel dettaglio delle singole annualità, vediamo che c'è un netto miglioramento nelle abitudini. Per esempio, l'assenza di registro è stata riscontrata in 16 casi nel 2017 e solo in 2 nel 2020. Nella squadra dei controlli è sempre presente un operatore di Alea, interprete in lingua cinese, dato che buona parte dei controlli avviene in aziende a conduzione orientale, che rappresentano il 90% delle irregolarità accertate. Chiediamo collaborazione nella parte di segnalazione. È importante che quando si vede queste cose non ci si giri dall'altra parte o semplicemente ci si limiti a postare sui social o così in modo anche un po' arrabbiato delle foto, ma si facciano arrivare le segnalazioni laddove è necessario, ovvero attraverso i canali istituzionali dei nostri enti.